inizia il match tra i Mochi e i Black Angels. Subito Micillo cerca il tiro. Match Serie C, si prospetta un match di livello con grandi valori in campo. Gioca dato di palla Iago Falke. Occhio con la palla, Paudice si invola verso la porta, Paudice il destro, traversa piena. Sfiora il vantaggio i Black Angels. Il tiro e il gol di Porfido, che sblocca il match con un mancino chirurgico all'angolino. Non può nulla Capuano. Partita che si sblocca. Facci, vieni dietro, facci. Cananzi, bella verticalizzazione, ora De Luca, serve Porfido, ancora De Luca, il mancino a incrociare, Capuano si oppone. Alla dentro, Porfido manca l'aggancio. C'è Micillo che porta palla, Micillo se la porta sul destro e calcia, andando alto di poco sopra la traversa. Qui il pallo vinto da Bruno. Allora Nelli, occhio Micillo col destro sull'errore di Nocerino. Micillo non sbaglia, 1-1, ripristinati gli equilibri. Palla per De Luca sul filtrante di Moccia. De Luca stoppa e poi scaraventa col mancino sotto la traversa. Un tiro incredibile che riporta in vantaggio i suoi. De Luca sul punto di battuta va col mancino. De Luca si oppone Capuano e mette in corner. Filtrante per Cananzi. Paudice col destro, si coordina benissimo, palla alta. Meglio, c'è una domenica. Paudice col destro sul fondo, finisce qui il primo tempo, risultato di 2-1, partita scarsa di emozioni, ma comunque sono due squadre a giocare tutto sommato bene. Bene. Riprende il secondo tempo tra Black Angel e Mochi. Risultato 2-1 per la compagine in maglia bianca. Cananzi scambia con Paudice col destro alto. Sì. Porfido col mancino, punisce e trova la doppietta personale. 3-1. Da nulla si ritrova pallone campo davanti, non ci pensa su due volte e calcia in porta. Pane allontana, Micillo la copre, la sposta Micillo e calcia. Poi Valerio Nelli, Paudice combatte alla fine, trova il gol Paudice, dimezza lo svantaggio e rimette la propria squadra in carreggiata. Paudice palla dentro, chiuso, occhio alla partenza di Cavaldi. Micillo, Micillo la porta, Micillo col destro di poco sul fondo. Micillo ma vicinissimo al gol del pareggio. Moccia, serve De Luca, può distendersi allora i Mochi, ma va sul fondo. Nocerino, bella la palla in profondità per Bruno che ha tu per tu, non sbaglia, gran verticalizzazione di Nocerino. Bruno glaciale, trova il gol del 4-2. Nocerino col destro sul fondo, passa al volo di scatto, in qualche modo alla fine serve Cananzi. Cananzi blocca De Rosa, finisce qui risultato di 4-2 per i Mochi che battono i Black Angels. Decisiva la doppietta di un Porfido in grandissimo spolvero.
Siamo qui con Porfido, l'ultima partita del match tra Bianchi e Jets e Mocci, vinto dai Mocci per ben 4 reti a 2, doppietta per Porfido, che quindi sì, si è tirato decisivo alla fine della vittoria. Raccontaci un po' il match. Beh, è stata una partita impegnativa, abbiamo avuto i nostri, diciamo, le nostre, come dire, difficoltà, però siamo riusciti a vincere questa partita. Avete giocato una partita molto combattuta, poco gioco, molto agonismo. Sì, sì, abbiamo corso, diciamo, tanto, però è finita positivamente. Obiettivi per questo torneo? Ma guarda, non so dire, io vengo chiamato ogni tanto, quindi non è che, però quando divertirsi, vengo, sì, sì, cercare e di vincere sempre, ovviamente. In bocca al lupo per tutto, allora. Grazie. Applausi.